tutti e benvenuti in questo nuovo video di Tech Princess. Io sono Fiona e ci troviamo nuovamente al Mobile World Congress 2017. In questo momento mi trovo allo stand di BlackBerry e ho tra le mie zampe il nuovo BlackBerry Key One. L'ho già provato durante la conferenza di BlackBerry e la tastiera mi aveva convinto. Poi ci ho dormito sulla notte e ho detto no, la devo riprovare, devo vedere se sono capace di scrivere con questo tipo di tastiera fisica a cui non sono più abituata, neanche un po'. Vediamo un po' come me la sono cavata. Vediamo un po' come si comporta la tastiera di questo BlackBerry Keynote. Adesso, caro Luca, dimmi delle frasi quasi intelligenti che io possa replicare per vedere un pochino quanto possa risultare comodezza, la comodidudine dell'accomodazione. Voglio andare al mare. Oh Maronna, voglio... No, fare no, andare, aiuto, no, no vabbè, aspetta, ce la posso fare, voglio andare al mare. Abbiamo scritto voglio andare al mare con tutte le princess, c'è stato un grossissimo problema, ho praticamente schiacciato tutti i tasti contemporaneamente e ho scritto delle boiate mai viste prima. È molto difficile utilizzarlo, devo dire che non so se è una questione di abitudine o perché sono io che sono un po' così. Il cielo è sempre più blu. Il cielo è sempre più blu. Blu, il cielo. Sì, vabbè, ma con gli accendi. No. No, è difficilissimo. Allora, no, non fa proprio per me. Diciamo che la tastiera è troppo difficile. È questione di abitudine sicuramente. Però se siete signorine, avete le unghie un po' lunghe o avete i ditoni alla Luca Viscardi tipo sarcicce, probabilmente questa tastiera non fa il caso vostro. Ripeto, se siete degli amanti di BlackBerry, probabilmente questa potrà fare il caso vostro. Infatti vedete come sono in rilievo in questo punto più alti i tasti e scendono verso il basso, idem da una parte e dall'altra, però purtroppo a mio avviso sono troppo difficili da utilizzare. Abbiamo anche una mini tastierina che mi è appena comparsa qui a schermo, ma penso abbia solo i numeri, giusto Luca? Yes. Ecco, quindi avete la doppia tastiera per avere i numeri in modo più comodo, però è difficilissimo, mi sta risultando un grosso problema. Proviamo anche www. No, come si fa al punto? Alt punto. È difficilissimo, te. In chess punto it. È un parto, questa cosa è davvero un parto. Niente, voglio provarlo assolutamente perché devo capire se questa tastiera ha veramente un senso oppure no. Sicuramente gli amanti di BlackBerry non vedevano l'ora del suo ritorno. Io sto riscontrando grandi difficoltà nonostante abbia avuto un BlackBerry in gioventù. Va bene, dal Mobile World Congress è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!